Benvenuti a questa prima puntata di Bobo 7. Ci troviamo in Piazza San Francesco, in pieno centro storico della città di Arezzo, vicini alla statua di Vittorio Fossombroni. Primo tema in questa prima parte, le fake news, le notizie false che vengono diffuse in rete. In particolare in questi giorni si sta diffondendo ancora una volta, tornano sempre all'attacco, coloro che sostengono che la terra è piatta, i famosi terrapiattisti. Ecco, vogliamo sapere che cosa ne pensa la gente, quindi seguiteci. Allora, stiamo facendo un'inchiesta sulle fake news, queste notizie false che vengono così diffuse in rete. Voi lo spirito critico ce l'avete? No, mi scusi. Che ridi? Ride. Non sono per la TV. Faccio una domanda seria se mi mette a ridere. Mi scusi. Allora, per me le fake news sono le cosiddette... Cioè, delle fake news parecchi fa, non saprei cosa dire, sono notizie finte. E notizie inventate. Notizie inventate, sì, perché la gente... Però la gente ci crede, il problema perché è la gente si casa e la gente è credulona, anch'io un esempio sono credulona, credo a tutte, quindi non è tanto, come si dice... Guarda, poi ti lascio andare perché vedo che indietreggi piano piano. Sì, perché... Allora, però, che la terra è piatta, te ci credi o no? Domandona un po' Allora... la Terra è schiacciata ai cosiddetti poli, emisferi, emisfero australe e emisfero... La Terra è tonda o piatta? Rispondi, sì o no? sì, è piatta. È piatta, bene. Allora, andiamo avanti così, facciamoci del male. Lei usa internet? Sì. Ecco, la diffusione di queste fake news, queste notizie false, sì. Tipo la Terra è piatta, ecco, lei... ha spirito attivo, no, vabbè, è una bischerata incredibile. Certo. Cioè, però c'è gente che ci crede. Sì, per carità, però io neanche le guardo. Ecco. Sinceramente, lascio perdere, vado avanti. E poi una teoria che era rivenuta fuori a metà dell'Ottocento, poi fino al 1990 non se ne era riparlato, poi guarda caso è arrivata la rete. È venuta di nuovo, sì, ma tanto per parlare. Non tutti per la verità. No, non credo, non credo. Una volta si diceva ad Arezzo che il bugiardone era il giornale, cioè quello che diffondeva le bugie, oggi la rete. Se ci si affida la rete, lì no, bugiardoni, super bugiardoni. E diciamo così, non dice il vero, falsa tutto, cioè non, bisogna affidarsi forse alla povera maga Bonicioli per poter avere qualcosa di più vero. Allora, i terrapiattisti sono venuti fuori in questi giorni, pensi che 500 anni fa Leonardo da Vinci progettò la prima idea di elicottero, ecco, a distanza di 500 anni vengono fuori i terrapiattisti. Della terra piatta. Ecco, allora mi domando, dove abbiamo sbagliato? In che anno? Preciso. Si sbaglia tante cose e secondo me è un depistaggio, ci sono tante cose più importanti di cui parlare, veramente non si sa proprio più di che parlare. No, terrapiattisti no. Stai guardando notizie nella rete, usi internet, mi immagino, insomma, i giovani d'oggi non solo, sono sempre a guardare le notizie. Noi ci stiamo occupando di fake news, notizie false. Te come ti poni nei confronti, per esempio, di chi sostiene che la terra è piatta? Perché si trova anche questo nella rete. Non saprei. Non... Allora, torniamo un attimo indietro. La terra è piatta o tonda? No, è tonda. Posso disturbare un attimo? Che dicono sul giornale? Che dicono? Che dicono le solite cose. Ultimamente sono venuti fuori anche coloro che sostengono che la terra è piatta. Siccome la cosa viene diffusa all'interno della rete, in tanti ci cascono, sono migliaia le persone che ci credono. Sì, io non ci Ma credo. Questo è inquietante. È abbastanza inquietante che esista questa gente, o hanno dei secondi fini oppure non si spiega che ci sia ancora gente in questo modo che crede a queste cose qui, insomma. Ecco, lei ha lo spirito critico quando apre la rete di valutare se una cosa è falsa o è vera? Penso di sì, ecco. Penso di poterlo fare perché ci sono delle cose totalmente assurde o talmente oscene che penso proprio che non siano tutte dettate. Io non so come pensi te. Penso anch'io così, insomma, che uno se ne accorge.
non di tutte, però diciamo che di qualcuna viene subito all'occhio, insomma, il discorso che c'è qualcosa che non torna. Ecco, io ho preso lo spunto perché ultimamente stanno venendo fuori quelli che sostengono, anche con una certa forza e determinazione, addirittura che la Terra è piatta. Era dal 1864 che non se ne riparlava. Si arriva in fondo e si cade. Sì, ecco. Dove si cade però? Insomma, non ce l'hanno spiegato. Non diciamo cose cattive, via. Su, non diciamo dove si cade, dove si cade, però... È così, è bello perché è così il mondo. No, signora, bisogna nella vita spazzare via i dubbi, non solo i marciapiedi. Ecco. Aiuto! Ecco. Giusto? Giusto. Perché non bisogna avere dubbi. No, bisogna averli e come dubbi. E quando si legge che la Terra è piatta, insomma, qualche dubbio sull'intelligenza umana se la pone. Insomma. Certo. Ecco. Perché poi uno cammina per il corso cercando di fare il suo lavoro, magari pensando altre cose, e poi si imbatte in queste terribili domande: che senso ha vivere? Allora, una domanda, voi siete qui appostati con questa domanda inquietante, uno rimane così sconcertato, che senso ha vivere? Appunto per questo, noi incoraggiamo le persone a prendere la pubblicazione e ci sono le risposte. E se uno, diciamo, in maniera molto spiccia si volesse far spiegare che senso ha vivere? Ha un senso. Allora, è come se uno compra una macchina. Che senso ha avere la macchina? Se no gli tocca andare a piedi. Bravo. E quindi se lo dà il senso. Se uno compra una macchina, però per avere un senso giusto, anche la macchina la deve usare a seconda di quello che... Il costruttore gli ha detto, cioè se io mi compro una Ferrari e ci voglio andare nel campo... Perché anche per quanto riguarda la vita c'è un costruttore. E noi siamo convinti che per quello che riguarda la vita c'è un creatore. E se noi usiamo la nostra... Voi siete concessionari? No, questo... Un opuscolo. Dove si trova? No, è proprio un volantino. Sì, dove si trova? La risposta ai grandi interrogativi della vita. Chi è che non si è mai chiesto qual è il senso della vita? È colpa di Dio se soffriamo? Cosa succede quando si muore? Siccome nella rete si trovano tante fake news, no? È vero, hai ragione. Allora, la domanda che ci poniamo, si può al giorno d'oggi, nel 2019, sostenere che ancora la Terra è piatta? No, davvero. La Terra non è piatta. Però ci sono. Ho capito. Hanno fatto una quindicina di giorni fa un congresso a Palermo. Li conosco perfettamente. Ma allora questo creatore, il cervello che ce l'ha data fa? Il cervello io ce l'ho per riflettere e per ragionare. La Bibbia ci dice accertatevi di ogni cosa e ritenete ciò che è il cielo. Non solo la Bibbia, per la verità. Dico anch'io. Sì, ma la Bibbia lo dice 2000 anni prima. Accertatevi di qualsiasi cosa, documentatevi, non credete alla prima bischerata che vi viene detta. Bravissimo. Perché di cazzate, di bischerate, se ne leggono tante anche nei giornali. Il titolo di Libero è il seguente. Il governo ha le ore contate. Conte, non tiro a campare e allora tirerà le cuoia. Ora io mi domando, al di là del credo politico, come faccia un giornalista a fare un titolo del genere, anzi un titolista, perché sono dei titolisti, ma insomma sempre giornalisti sono. Insomma, si va a cercare la notizia altisonante e sinceramente insomma in questo caso lascia molto il tempo che trova. Siamo in Piazza San Jacopo con Piero Scartoni, che è un po' una istituzione aretina. Qui praticamente sono passati tantissimi aretini che si tenevano una volta informati. Oggi si legge molto meno, Piero. Siamo completamente all'analfabetismo da elettronica. Il digitale giovani... purtroppo sta piano piano, e sottolineo purtroppo, soppiantando dramma, la carta stampata. È un dramma, chiudono 3 edicole al giorno, 3 edicole al in giorno. Italia. In Italia. L'anno scorso 15.000 edicole hanno chiuso.
La cosa triste è che purtroppo le notizie in rete, se una volta si diceva mi dia il bugiardone, no? Usava qui Arezzo, no? Dice, il bugiardone era il giornale, il quotidiano, adesso in confronto la rete, cioè, è una fabbrica di notizie false continue, completamente, il problema è che la gente ha bocca. Ah boh, quella è tragica, difatti in alcune città della Toscana si sono aperte delle pomeriggi in centri sociali per rieducare questi ragazzi da uscire da questi smartphone e tutte queste diavolerie che rovinano, anzi mangiano il cervello, soprattutto ai giovani. Lei è un volontario? Sì. Di che cosa? Croce Bianca Arezzo. Quindi portate via quelli che stanno male? Sì, perché la gente non sta bene. Sì, esatto. Non fisicamente, proprio mentalmente. Mentalmente, ecco. Sì. Io ho preso lo spunto, ho fatto questa battuta, mi sono permesso, perché fondamentalmente c'è gente che proprio sta male, no? Cioè, tipo quelli che continuano a sostenere che la terra è piatta. Sì, comunque la terra è piatta, comunque la gente veramente si sente male, sta male. E queste fake news, queste notizie false che vengono diffuse in rete, diciamo d'arte, cose, si sente insomma che ci vince anche le elezioni. Penso che ormai diciamo che il nostro mondo, il mondo in cui viviamo è fatto di questo, no? Nel senso che le notizie... Purtroppo, aggiungo io. Sì, a volte sono, a volte positivo, perché comunque siamo tutti sempre molto informati, ci vuole l'intelligenza giusta per capire quali sono quelle che sono le, cioè, le informazioni. Il problema è questo. Esatto, insomma. Esatto. Il problema di queste fake news è che tante persone sono a rischio perché non si informano più, non leggono, non sanno, non hanno più il piacere di aprire un libro e leggerlo. Ma c'è chi non si arrende. Abbiamo qui Ferruccio Rossi che sta portando avanti con grande determinazione un progetto, il giornale e il libro sospeso. Di cosa si tratta, Ferruccio? Sì, ci sono dei libri pagati da persone che possono o dei libri usati, donati, sono tantissimi, in questo momento presso Informa Giovani e quindi si può andare e ti vengono regalati. E nello stesso tempo viene detto qualche cosa, di credere ancora nei valori e credere anche che un modo migliore verrà in questa società che è un po' alla deriva. E di leggere i giornali, leggere i libri, informarsi. Apre la mente. Perché apre la mente e ti lascia diverso da come sei, ti lascia migliore. 500 anni fa avevamo Leonardo da Vinci, oggi abbiamo i terrapiattisti, sono venuti fuori un'altra volta. Cioè quelli che sostengono che la terra è piatta, che a un certo punto finisce, che la NASA è Disneyland, che addirittura gli astronauti, il 20 luglio 1969 non è mai esistito. Lo sbarco sulla Luna. Posso dire poveri loro, sono da rottamare direi, ma forse sono da convertire un po'. Basta parlare, ci si convince, non è difficile. È una necessità insita nell'uomo, nelle caratteristiche dell'uomo. Io ci credo e vado avanti. Addirittura qualche volta anche al buio, non sempre la luce si vede, ma anche al buio basta sapere che la luce c'è, la ritroveremo. Con questa aspirazione non saremo mai stressati alla sera. Stanchi sì, ma non stressati. Mai. Dobbiamo andare avanti così. Grazie Ferruccio, noi non ci arrendiamo, ci fermiamo un attimo, restate con noi, Bobo 7 torna tra poco. Oggi a Bobo 7 parliamo di bicicletta, anche perché in Italia, pensate, solo 5 persone su 100 adoperano questo mezzo di trasporto leggendario, lo possiamo definire. Ma la bicicletta ha grandi pregi, che fa restare in forma, fa stare bene, è un mezzo, ripetiamo, ecologico e questo è importante. Ma perché Fabrizio Montaini, presidente della FIAB, tante poche persone adoperano la bicicletta in Italia? Perché? Perché è un discorso soprattutto di cultura. Cioè, l'italiano medio considera la bicicletta come mezzo di divertimento, di svago, e invece non è così. La bicicletta è
a tutti gli effetti uno strumento di trasporto. FIAB ormai da anni che sta combattendo la sua battaglia per ottenere strade più sicure, chiede l'istituzione delle zone 30 in cui le auto dovrebbero andare, uso il condizionale perché anche se c'è la zona 30 è difficile vedere le auto andare a 30, però se fosse rispettato il limite di velocità si salverebbero diverse vite umane. Al di là della bici che uno ha, l'importante sì. È pedalare. Esatto, è trasformare il proprio momento. Io ho un vecchio detto, in Francia si dice così, uno scrittore francese ha detto riappropriati dei non luoghi. Praticamente te nella provincia di Arezzo ci sono tante belle bellezze, proprio salite, tanti luoghi, esempio gli Oliveti che sono la stessa formazione della formazione di Arezzo, perché in definitiva la Mezzadria ha costruito un fondamentale, se tu vai in fortezza c'è un grande panorama, non siamo a Capri, ma insomma io lo consiglierei a tutti di visitare questa grande trasformazione del territorio. Io vorrei scrivere un libro, Mordi la striscia bianca, perché quando sono nella strada io sto sempre nella striscia bianca per evitare grandi problemi e di essere investito, però la striscia bianca serve per tenere la direzione e risparmi anche strada. Detto proprio in terreno. Comunque non ci sono scuse, ognuno deve trovare il tempo per fare un po' di movimento, meglio se con la bicicletta. Io sono un grande salutista, vi raccomando solo una cosa, le medicine nella stanza buttatele via, solo l'aspirina, faccio pubblicità alla Bayer perché evidentemente... Poi gli mandiamo il conto. Vi mandiamo il conto. E panco il pomodoro e l'olio, perché sono le due cose essenziali per poter digerire e stare bene, pasta, pomodoro e olio d'oliva. È vero che andare in bicicletta fa restare giovani? Sì, sì. Aiuta comunque. Poi si bruciano le calorie, insomma. Bisognerebbe pedalare più veloce, non così come pedalo io in questo modo. Faccio troppo piano e consumo poco, brucio poco in queste calorie. Poi è la bicicletta con le ruote piccole, perciò non è che si può fare. Vabbè, ruote piccole, passi. Ruote grandi, l'importante è pedalare, l'importante è restare in forma. Tutti i giorni pedalo, sì. Si dice che un'ora di bicicletta faccia consumare ben 300 calorie, insomma, butta via. Magari, io ne faccio più di un'ora al giorno, quindi consumo un sacco. Come mai noi italiani siamo in eterno ritardo rispetto al resto dell'Europa? Pensi che in Danimarca il 26% delle persone usa la bici proprio per spostarsi tutti i giorni, come mezzo di locomozione sostitutivo alla macchina. Non lo so, forse avranno più piste ciclabili di noi, no? La scusa del tempo non ce l'hanno, perché insomma, in Danimarca è sempre brutto tempo, nevica spesso. No, la scusa del tempo no, probabilmente le strade hanno più piste ciclabili, più possibilità di andare in bicicletta. La bicicletta favorisce la produzione di endorfine, che sono gli ormoni del buon umore. Ti vedo sorridente. Certo, se rido io che ride. Mi tolgo gli occhiali, vale meglio. Sono anche sudato però. Il movimento, d'altronde. E poi favorisce la circolazione del sangue, oltre che la circolazione del traffico, insomma, quello. Infatti. Ovviamente. Anche delle le ruote circolano, scherzo. Da quanto tempo vai in bici te? Bicicletta, fin da piccino. Stando in centro cerco di usarla il più possibile. Usare la bicicletta è diciamo rispettare l'ambiente, certo. Rispettare il mondo che ci circonda, certo. Oltre che essere salutare per chi la adopera. Naturalmente, sono d'accordo su questo, infatti io perlomeno in centro uso sempre la bicicletta, malgrado la venerabilità che porto. Fra l'altro spero che si aumenti sempre le piste ciclabili perché ne abbiamo veramente bisogno. Oltre che essere un mezzo ecologico, si risparmia un po' di soldi, si guadagna in salute, non abbiamo problemi di traffico, non abbiamo problemi di parcheggio, eccetera, eccetera. Più che altro uso qui via Roma, via Crispi, in piazza Guidonaco, per andare al lavoro. Ora hanno fatto questa pista ciclabile, ma è talmente attaccata al marciapiede che la gente viaggia sulla pista ciclabile senza rendersene conto. Basta fare piano e stare attenti. Ci sono all'estero tante persone che decidono addirittura di fare le vacanze in bicicletta. Li vediamo persone di tutte le età che prendono la bicicletta e fanno tantissimi chilometri. In Italia insomma siamo un po' pigri.
non è che siamo pigri, secondo me, è che sono abituati ad avere dei percorsi sicuri in bicicletta, perché la prima cosa della bicicletta è la sicurezza nel percorso. C'è un vecchio detto: non si smette di pedalare quando si invecchia quando si smette di pedalare. Senz'altro fa molto molto bene il pedalare. Ormai sono quasi 5-6 anni che vado in bici e credo di averne guadagnato in salute. Almeno posso mangiare tranquillo senza stare a preoccuparmi. L'ha fatta apposta, l'ho vista arrivare, freni a bacchetta, questo è un piccolo capolavoro la bicicletta. No, grande piccolo capolavoro, piccolo. Perché freni a bacchetta ma freni a tamburo dentro. Un gioiello. Più. Attenzione perché insomma le rubano... Due cose, due avanti. Non uno ma due. Dimmi. Allora, Einstein diceva che la vita è come andare in bicicletta, sì. Per restare in equilibrio bisogna muoversi. Esatto. E io infatti mi sto muovendo. Vado in bicicletta anche perché... mi fa male, c'ho una tallonite, se no andavo a piedi volentieri. Ma lei non è uno spot? No, vorrei da lei sentire, insomma, vado in bici per scelta di vita, cioè, mi dice che ci va, no, perché c'ha la tallonite. Io vado in bici perché mi fa male i piedi, ecco. Se no... Usare la bicicletta e salutare fa mantenere la forma fisica, economica e insomma... C'ha tantissimi pregi, me ne aggiunga uno lei. Beh, non inquina, costa poco, ti risparmi i soldi e ti tiene in forma. Ci metti meno tempo che a prendere la macchina a cercare un parcheggio. Tantissimi ora. Poi entri nelle zone pedonali. Un po' in realtà, spero che non la mangi. Anche diciamo nelle ZTL senza nessun problema, non prendi le multe. Esatto. Ma potremmo stare qui fino a domani. Tanti aspetti positivi in realtà, quindi non ce n'è solo uno. Usare la bici e salutare prima di tutto. Lo dice a me che è una vita. Ma io sono stato sempre appassionato della bicicletta, quindi in città ci faccio grande uso, anche se... ho diversi anni ma mi sposto solo e sempre con la bicicletta. Quindi amici, datemi retta, abbandonate quelle scatole di metallo che vi siete comprate, costose, piene di accessori inutili che sono le autovetture, ed andate in bicicletta. Una botta di vita, di libertà, Montaini. Esatto. Fra l'altro, il 3 giugno è stata la giornata mondiale della bicicletta. Esatto, la seconda giornata mondiale della bicicletta istituita dall'ONU, non dalla FIAB o da Montaini, per dire. Cioè l'ONU ha riconosciuto che la bicicletta è il mezzo più utilizzato, il mezzo di trasporto più utilizzato al mondo. Si muovono tutti, però non si muovono i ciclisti, insomma solo 5 persone su 100 italiani adoperano la bicicletta. Esatto. E qui è un discorso proprio di cultura. Esatto, è proprio quello che noi cerchiamo nel nostro piccolo, per carità, noi siamo una piccola associazione, eccetera. Però in Italia siamo 18.000 affiliati alla FIAB e si cerca di far passare il messaggio che l'utilizzo della bicicletta fa bene a tutti, perché sì, una buona bicicletta costa, però dura anni e anni se uno sa farla durare, se non la rubano. Però anche per non farsi rubare le bici, il pericolo c'è. C'è. Io sono uno di quelli a cui l'hanno rubata, anche a me, purtroppo. L'hanno rubata da dentro il garage addirittura. Una al garage, una sotto casa, va bene. Comunque, però noi, come vedi, io la bicicletta ce l'ho sempre. E non arrendersi mai. Ti fregano una bicicletta, il giorno dopo ne vai a comprare un'altra. Bravo. E così riusciamo a pareggiare, esatto, la situazione. Ma grazie a Fabrizio Montaini, grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. L'appuntamento è alla prossima settimana, giovedì, ogni giovedì su Teletruria, ore 22:30 con Bobo 7. Alla prossima.